Padre Pio è celebre per le numerose profezie che ha condiviso durante la sua vita. Alcune di queste profezie sono state accuratamente documentate, mentre altre sono state tramandate oralmente attraverso la tradizione. Tra tutte le sue previsioni, una in particolare si distingue per la sua eccezionalità, la profezia inquietante dei tre giorni di buio. Questa particolare profezia, rivelata da San Padre Pio durante la sua vita, ha suscitato profonda riflessione sulle sue implicazioni. In questo articolo esploreremo la profezia dei tre giorni di buio, un evento che ha catturato l'attenzione di persone in tutto il mondo. Prima di esaminare più da vicino questa profezia, cerchiamo di comprendere meglio la figura di Padre Pio per ottenere un quadro completo del contesto. Padre Pio, il cui nome di nascita era Francesco Forgione, è stato un sacerdote italiano che ha vissuto tra il 1887 e il 1968. Appartenente all'ordine dei Frati Cappuccini, è stato santificato dalla Chiesa Cattolica e oggi è considerato un santo. Nato il 25 maggio 1887 di Giuseppe e Grazia Forgione nella modesta cittadina di Pietrosina, Italia, Padre Pio proveniva da una famiglia di agricoltori. Fin dalla giovane età ha manifestato una profonda vocazione religiosa ed è entrato nell'ordine dei Cappuccini all'età di 15 anni, ricevendo l'ordinazione sacerdotale nel 1910. Successivamente è stato assegnato alla città di San Giovanni Rotondo nel 1918. La vita di Padre Pio ha preso una svolta straordinaria quando ha cominciato a manifestare le stimmate, un fenomeno che sfidava ogni spiegazione e che ha suscitato grande ammirazione. Queste stimmate, che rappresentavano le cinque piaghe di Cristo inflitte durante la crocifissione e che apparivano sulle mani, sui piedi e sul fianco, erano accompagnate da intense sofferenze. Va notato che questo fenomeno, sebbene misterioso, è stato riscontrato anche in altre figure sante e mistici nel corso della storia ed è stato spesso interpretato come un segno di profonda santità e spiritualità. Le stimmate di Padre Pio sanguinavano periodicamente, ma rimanevano miracolosamente prive di infezioni, emanando il profumo delle rose durante il processo di guarigione. Tuttavia, riapparivano dopo alcuni giorni o settimane. È importante sottolineare che queste ferite non erano visibili a tutti, ma erano state autenticate dalla Chiesa. Le stimmate hanno suscitato una grande devozione tra i fedeli, attirando pellegrini da tutto il mondo a San Giovanni Rotondo. Ciò che ha reso Padre Pio ancora più unico è stata la sua profezia sui tre giorni di buio, un avvertimento che solleva domande importanti. Quale significato ha questa profezia? Si prevede che questi eventi si verifichino a settembre. Come dovremmo prepararci per questi tempi potenzialmente difficili? La nostra ricerca di risposte è di fondamentale importanza e la prudenza ci consiglia di rimanere vigili, poiché le rivelazioni potrebbero contenere spunti inaspettati. In una lettera personale indirizzata alla Commissione degli Araldi, un organo nominato dal Vaticano, Padre Pio ha documentato la sua convinzione incrollabile nell'autenticità delle rivelazioni che aveva ricevuto dal Signore nostro. In questa lettera ha condiviso il suo percorso spirituale e le grazie divine che gli erano state concesse, compreso il dono straordinario delle stimmate. Le sue parole risuonano così: «Amato figlio mio, ho atteso con impazienza questo momento per rivelare l'affetto profondo del mio cuore. Ti supplico di impegnarti nella preghiera
e nella riparazione per mio conto ed incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Il tempo imminente è propizio per quando visiterò il mio popolo afflitto, che purtroppo ha trascurato la finestra della mia grazia. Mantenete la vostra perseveranza nella preghiera per sventare il dominio del vostro avversario. Implorate il mio popolo di stare preparato in ogni momento, poiché il mio giudizio scenderà su di loro improvvisamente e inaspettatamente. Nessuno sfuggirà alla mia vista, poiché tutti cadranno sotto la mia osservazione. Stenderò il mio abbraccio protettivo. Siate vigili, osservate il cielo, il sole, la luna e le stelle quando mostrano segni di agitazione tumultuosa e irrequietezza. Questo tumulto segna la prossimità dei giorni. Siate uniti in vigilanza, nutriti dalla preghiera, finché l'inviato dell'annientamento abbia oltrepassato le vostre soglie. Pregate affinché questi giorni siano abbreviati attraverso la preghiera e dedicatevi alla riparazione, alla devozione fervente e agli atti di autodisciplina. In gioco ci sono profondi interessi. Pregate, poiché l'umanità sta avanzando inesorabilmente verso l'abisso della dannazione, danzando gioiosamente in festa come se fosse diretta verso un carnevale o una celebrazione naturale del diavolo. Vi supplico di aiutare nella salvezza delle anime. La coppa del peccato trabocca ora e il giorno della retribuzione, con i suoi eventi terroristici, è più vicino di quanto possiate immaginare. Il falso senso di sicurezza del mondo nasconde il giudizio divino imminente che colpirà come un fulmine tonante. Coloro privi di fede, immersi nella malvagità, saranno cancellati senza pietà, come gli abitanti di Sodoma e Gomorra. Vi dico che la malvagità odierna supera persino quella di Sodoma e Gomorra. Chiudete le finestre alla vista, astenetevi dal guardare fuori, illuminate una candela benedetta che splenderà sufficientemente per molti giorni, recitate il rosario, immergetevi nella letteratura spirituale, stabilite collegamenti attraverso atti di comunione spirituale, atti d'amore che sono profondamente graditi a noi. Pregate con le braccia tese in umile prosternazione a terra, contribuendo così alla salvezza di molte anime. Non uscite dalla vostra abitazione, ma assicuratevi un'abbondante provvista. Le forze della natura si agiteranno e un diluvio infuocato evocherà brividi di terrore. Riunite coraggio, poiché io sono il creatore e il custode delle creature e degli esseri umani. Concederò un preavviso attraverso segni specifici che vi spingeranno a offrire ulteriori provviste per loro. I beni dei prescelti saranno protetti, compreso il benessere degli animali, poiché la loro sopravvivenza sarà essenziale. Non permettete a nessuno di avventurarsi nel cortile, nemmeno per la cura degli animali. Coprite bene le vostre finestre. I miei eletti saranno protetti dalla mia ira. Con fiducia in me vi avvolgerò nella mia protezione. Torrenti di tempeste infuocate scaturiranno dai cieli e si diffonderanno in tutto il globo. Tempeste, intemperie, tuoni e tremori copriranno la terra per 2 giorni, seguiti da un regno ininterrotto di fuoco. La sua genesi sarà segnata da una notte gelida. Tutti questi eventi dimostrano la supremazia di Dio sulla creazione. Coloro che pongono la loro speranza in me mantengono una fede salda nei miei insegnamenti. Non devono nutrire paura, poiché non li abbandonerò, né abbandonerò coloro che diffondono il mio messaggio. I giusti, adornati dalla grazia santificante e protetti dall'intercessione di mia madre, rimarranno incolumi. Per prepararvi a questa imminente visita, fornirò segni e direttive riconoscibili.
La notte sarà gelida, accompagnata da un vento ululante. Con il tempo, i fulmini risuoneranno. Chiudete a chiave porte e finestre, evitando il contatto con ghigli estranei. Inginocchiatevi davanti a un crocifisso, implorando la protezione di mia madre. Durante i tremori, sfuggite al suo sguardo, poiché l'ira santa di Dio è imminente. Vi supplico di non assistere alla sua ira, che richiede contemplazione con riverenza. Coloro che disattenderanno questo consiglio incontreranno la morte istantanea. Il vento trasporterà gas tossici, diffondendoli su tutto il globo. Coloro che per i rami innocenti diventeranno martiri, trovando conforto nel mio regno. Anche se Satana può momentaneamente trionfare nelle tre notti tumultuose di terremoti e fiamme, cesserà il suo dominio. Il giorno successivo, la luce del sole risplenderà di nuovo nel mondo. Gli angeli scenderanno dai regni celesti, portando uno spirito di tranquillità che avvolgerà la terra. Un senso travolgente di gratitudine abbraccerà i superstiti di questa orribile prova. L'imminente castigo può essere ricondotto all'inizio della creazione e all'indifferenza dell'umanità verso questi eventi imminenti. Le persone sembrano indifferenti nella preparazione per queste straordinarie manifestazioni. Presto, le bilance della giustizia divina si inclineranno pesantemente sulla terra. La furia del mio padre si riverserà sul mondo intero. Ripeto nuovamente un avvertimento attraverso il tuo intermediario, proprio come ho fatto in passato. Nel giorno stabilito, quando l'oscurità avvolgerà la terra, nessuno dovrà uscire dalla propria dimora o guardare fuori dalle finestre. L'oscurità perdurerà per 3 giorni e alla terza notte le stelle riacquisteranno il loro splendore. Successivamente il sole annuncerà un nuovo giorno, simile alla primavera. Durante queste ore oscure, i miei eletti rimarranno vigili. La loro devozione sarà incessante, simile al giardino dove i miei discepoli hanno vacillato. Le loro preghiere non conosceranno riposo e la loro fede non sarà delusa. Radunerò i miei eletti, anche se l'abisso infernale potrebbe momentaneamente ingannare. Riacquisterò il dominio sulla terra. Ho ammonito l'umanità ripetutamente e offerto numerose opportunità per tornare sulla retta via. L'onda del mare ha raggiunto l'apice e l'ora della retribuzione non può più essere rinviata. Condividi con tutti che il momento si avvicina in cui queste profezie saranno adempite. Questi avvertimenti sono stati comunicati direttamente a Padre Pio da Gesù Cristo. È essenziale riconoscere che Padre Pio non è stato l'unico destinatario di questa rivelazione. Le origini di questa profezia sono attribuite alla Beata Vergine Maria, che è apparsa a vari santi e mistici nel corso della storia, terra cui Caterina e Marice Beata Anna Maria Taighi, San Giovanni Bosco e Santa Faustina Kowalska. Carissimi amici, la portata della grande tribolazione è insondabile e richiede una profonda riflessione. Quali azioni dovremmo intraprendere, come suggerito da Padre Pio? Mettiamo la nostra fiducia nel Signore nostro Gesù Cristo e cerchiamo di vivere una vita di rettitudine finché c'è tempo. Prima di salutarci, amici, c'è un'ultima cosa che dovete sapere. Anche una monaca ha rivelato una profezia e riguarda il mese di ottobre 2023. È ancora più importante che tu guardi il video. Per questo te lo abbiamo inserito qui nello schermo. Clicca nel video per conoscere tutta la storia e non rimanere a metà. Ciao, ci vediamo lì!